stata conferita all'unanimità dal Consiglio Comunale di Monte Sant'Angelo nella seduta di lunedì 24 giugno la benemerenza civica al professor Dino Vaira per i suoi meriti scientifici e per essere ambasciatore della città di Monte Sant'Angelo nel mondo. Vaira è il medico che ha scoperto la terapia più efficace contro l'Helicobacter pylori, responsabile di ulcera allo stomaco e gastrite. Domenica 30 giugno, presso la sala conferenza dell'Auditorium delle Clarisse, la cerimonia di consegna. Nato a Foggia, il professor Vaira per lungo tempo ha vissuto a Monte Sant'Angelo. Diplomatosi al liceo classico Giordani, si è laureato a pieni voti in medicina e chirurgia all'Università di Bologna e ha ottenuto l'incarico di gastroenterologo presso gli ospedali Sant'Orsola di Bologna. Lì è iniziata la collaborazione scientifica con il dottor Marshall sul ruolo dell'Helicobacter pylori nelle malattie gastroduodenali, unitamente al professor Warren, che ha consentito ai due scienziati di ottenere il premio Nobel. Dal Consiglio Comunale ho avuto l'onore di premiare il professor Dino Vaira, amico, ricercatore, medico, all'interno del Consiglio Comunale, approvando all'unanimità la civica benemerenza che il Comune riconosce a uomini nativi della nostra città e che nel contempo hanno dato lustro e visibilità forte nel panorama è nazionale e internazionale. Questa sera con grande onore abbiamo conferito la civica benemerenza al professor Dino Vaira, civica benemerenza riconosciuta all'intero Consiglio Comunale qui di tutta la città di Monte Sant'Angelo. Abbiamo voluto premiare questo grande medico, questo grande scienziato che dà lustro all'intera nazione italiana per il campo della ricerca, ma alla città di Monte Sant'Angelo, che ha l'onore di vedere un suo figlio raggiungere traguardi eccezionali. Fatto il liceo classico a Monte Sant'Angelo, mi considero da tutti gli effetti un montanaro, quindi per me è veramente la cosa più ambita a cui potessi mai immaginare. Ho fatto 4 anni in Inghilterra e il mio capo inglese usava dire che un buon medico, per bene che possa fare nell'ambito della sua carriera di 50 anni, può fare del bene a 50.000 persone. Un buon ricercatore può fare del bene a delle generazioni. Quindi volevo incentivare i giovani a fare ricerca perché è il vero futuro della nostra evoluzione. Questi giovani che sono pieni di energie, io insegno all'università, insegno ai giovani di 20-22 anni che sono veramente il motore, sono il futuro della nostra società. Quindi questo premio può portare stimoli culturali e affettivi perché loro possano veramente prodigarsi nel loro lavoro, qualunque esso sia. Sì, volevo dedicare il premio ai miei genitori. Qui è molto conosciuto mio papà, era il maestro Pasquale Vaira, mia mamma, la Francesca, a mio fratello che si chiama Mimmo Vaira, anche lui molto conosciuto, alle mie 3 sorelle professoresse, anche loro molto conosciute qui a Monte Sant'Angelo, Rosa, Maria e Pasquina e infine al mio adoratissimo figlio Francesco.